Lo sport nella mia vita rappresenta tutto. Io sono cresciuta con lo sport e rappresenta davvero quello che adesso è Martina. Lo sport mi ha aiutata a crescere e mi ha aiutata appunto a formare la mia persona e quella che Martina è realmente. Ho scelto il nuoto perché inizialmente i medici avevano consigliato ai miei genitori di farmi provare uno sport per imparare il mio schema motorio. E i miei genitori hanno detto: perché non provare con l'acqua? E niente, è stato amore a prima vista. Le persone più importanti nel mio percorso sportivo sicuramente sono i miei allenatori, i miei preparatori atletici e innanzitutto la mia famiglia, perché mi ha sostenuto in tutto. Cosa amo del nuoto? Amo il fatto che in acqua mi sento libera, in acqua riesco effettivamente a esprimere quello che sono e mi prenderete per pazza, ma a me piace la fatica, quindi amo il nuoto anche perché si fa fatica. Le cose che odio di questo sport non ce ne sono. Ecco, forse il fatto che magari al mattino ci si deve svegliare un po' presto, però si fa. In realtà mi ispiro a tantissimi atleti, per esempio nel nuoto credo che Katinka Ossu sia un ottimo esempio e comunque ci sono tantissimi atleti a cui prendere appunto spunto per andare avanti nella carriera sportiva. Se non avessi fatto l'atleta effettivamente non so cosa avrei fatto, il mio mondo è sempre stato colmato da sport. Sicuramente la parte da studentessa rimaneva quella, quindi sicuramente avrei studiato, ecco. Una volta terminata la carriera sportiva, speriamo tra un bel po', penso di iniziare a lavorare e stare comunque nell'ambito sportivo, perché io sto studiando per diventare biologo nutrizionista e quindi spero di continuare questa strada. Il momento sportivo più bello che ho vissuto fino ad ora è stato l'ingresso sul piano vasca alle Paralimpiadi di Rio alla finale dei 100 rana. Ecco, quella è stata l'emozione più grande che forse ho provato in questi anni di sport. Prima delle competizioni ho un rito scaramantico, cioè quello di mettermi lo smalto alle unghie. Lo so, sembra un po' stupido, ma mi fa sentir bene, quindi perché no? La notte prima delle gare di solito penso a come devo nuotare, cosa devo fare per dare il meglio di me stessa, quindi faccio una focalizzazione proprio su quella gara che devo affrontare il giorno dopo. Quest'anno di pandemia è stato abbastanza pesante, soprattutto quando sono dovuta stare ferma dall'attività sportiva per circa 2 mesi nel primo lockdown. Diciamo che l'attività sportiva mi ha aiutata poi quando si è ritornati in vasca per superare i momenti un po' tra virgolette bui, perché ovviamente eravamo tutti chiusi in casa e lo sport mi ha aiutato per sopravvivere tra virgolette a questo periodo. Sicuramente lo sport è un punto fondamentale per ricominciare e ritornare più forti, ecco. Un'ipotetica vittoria ai giochi? Allora, in realtà sono scaramantica, non voglio pensare a una medaglia, ma voglio pensare a buoni risultati e sicuramente le dedicherei ai miei genitori, a tutti quelli che mi seguono e ai miei allenatori. Le mie avversarie, diciamo che ci sono moltissime avversarie a Tokyo che bisogna tenere d'occhio. Le nazioni, io parlo per la mia categoria, più forti sono l'Olanda, la Cina e l'Ucraina. E non so, vediamo un po' come andrà lì a Tokyo. Non c'è un atleta che vorrei invitare a cena in realtà, però sicuramente una cena tutti insieme sarebbe abbastanza simpatica, ecco. Un piatto che vorrei offrire alla mia ospite, credo la pizza. Diciamo che sì, ecco, la pizza. Magari un olandese non sa bene com'è la pizza, quindi offriamo quella. Una meta post Tokyo? No, non ho ancora pensato a niente, penso solo a far bene questa Paralimpiade, tornare a casa e rilassarmi e poi tornare dopo qualche settimana di nuovo in acqua.
ipotetico talent, effettivamente non so cosa porterei al di là dello sport. Penso o la cucina, oppure vorrei far vedere come una persona non vedente può affrontare la vita di tutti i giorni anche grazie al cane guida. E questo secondo me è, sì, questa, la seconda che ho detto, è la performance che porterei. La mia serie TV preferita sicuramente Once Upon a Time, non so se è molto conosciuta, però sì, diciamo quella. Un brano della mia playlist. La mia playlist è molto vasta, però direi che il brano che consiglierei è Hall of Fame di will.i.am. La parola resilienza rappresenta moltissimo nella mia vita. Diciamo che per affrontare un impegno sportivo del genere la resilienza è al primo posto. Ci sono state delle volte che magari sei troppo stanco, sei abbattuto per magari qualche sconfitta, ma bisogna essere resilienti e non mollare mai.